Sono tornata con un nuovo video. Come state? Allora, io abbastanza bene, dai. Torno con un video di ordini online. Ne ho tre più altri due acquisti non online. Vado veloce. Questo è un ordine Bottega Verde, come si può vedere. Cosa ho comprato da Bottega Verde? Ho fatto questo ordine. Curiosita un po' anche dalle offerte che c'erano, io sono anche iscritta a quel forum famoso che sicuramente conoscerete tutte. Basta digitare forum Bottega Verde e troverete questo forum a cui iscrivervi. Allora, partiamo dallo skincare. Cosa ho comprato? Ho comprato una maschera illuminante perché sono proprio in quel mood. Quindi una maschera idratante, antistress e illuminante alla magnolia, mai vista prima. Ed è questa, devo ancora aprirla, quindi quindi Radiance for Dry Skin, e quindi sono proprio curiosa di utilizzarla. Scusate, ma niente, ho questo problemino. Poi ho preso due prodotti all'aloe, super scontati. Ho preso questo lavamani, quindi questo sapone per le mani con aloe vera, soffice, nettare di bellezza, che è appunto questo flaccone da 250 ml, che andrò a utilizzare ben presto perché mi sta terminando il sapone mani di Omnia, sì, Laboratoire. E quindi la maschera l'ho pagata 4,99 euro. Il detergente mani 3,49 euro. Poi, sempre all'aloe, ho preso il gel rinfrescante. Ora che poi arriva l'estate, ho detto fammelo comprare. Anche se ne ho uno di B&B che io amo follemente, ma terminerà. E quindi ho preso questo, che invece di essere un flacone è un tubo con 90% di cosa dice? Wait, 90? Sì, refresh, con il 90% di aloe vera. Questo sono 100 ml e questo l'ho pagato 4,99 euro. E poi, come skincare, mi hanno dato in omaggio questo prodotto che è il trattamento riparatore multiattivo lenitivo, quindi un dopo sole After Sun. Questo qui sono 30 ml e lo utilizzerò appunto appena si andrà al mare. Tutto il resto è make-up. Ah, aspettate, sì, appunto, niente, dopo sole è in omaggio. Cosa ho preso? Allora, non ho preso niente della collezione nuova, che comunque andrò a comprare sicuramente perché mi piace assai. Diciamo che questo l'ho fatto, questo ordine l'ho fatto prima che uscisse, comunque tipo 2 o 3 giorni prima. Ma la data qui dov'è? Dov'è la data del mio ordine? Vabbè, comunque, qualche giorno prima ho preso, io avevo comprato il brillantissimo, quello al fior di pesco, cioè colore fior di pesco. Ho preso questo ciclamino perché io quell'altro l'ho praticamente quasi terminato. Dico, vabbè, proviamo quello un po' più appunto tendente, cambiamo il colore, ecco. Ed è questo, molto carino. Io adoro questi prodotti. Questo qui appunto l'ho già provato, sapete, l'ho praticamente terminato, quasi, l'ho utilizzato tantissimo. Poi cosa ho preso? Sempre della collezione dello scorso anno, quella estiva, ho preso un freschissimo, ne avevo già preso uno che era tipo sì, rosa di pesco, una cosa del genere. Questa volta ho preso il numero color 2, che non so se ha un nome, vediamo, forse è dentro. E devo dire che mi sono piaciuti tantissimo, voi lo sapete, quei prodotti li ho utilizzati davvero tanto. E ho preso a Dahlia, vabbè, non si vedrà perché ci vuole un po', ed è un nude molto particolare. Vabbè, sul sito i colori sono un po' difficili da capire. Questo è, che colore è, Sara? Ma è un nude rosato scuro, non tendente al fucsia, eh? Sembra quasi marroncino, ma non lo è propriamente. E
sono molto carini, idratanti, non sono ovviamente opachi. Poi ho preso due prodotti che mi incuriosivano. Allora, uno l'ho già utilizzato e mi piace da pazzi. L'ho visto nel video di Selvaggia Sostegni, S&S Style. È un rossetto liquido tenuta estrema con olio di rosa bianca e vitamina E. E ho scelto il color rosa shocking. Ce ne sono davvero tanti. Ed è questo che mi piace tanto sulle labbra. Poi è, ma ragazze, pazzesco il colore, la durata, la tenuta, la texture, non seccano le labbra, mi piacciono da pazzi. Ah, non vi ho detto i prezzi, scusate. Allora, adesso non li trovo più, ve li scrivo qua sotto perché adesso sto facendo caos. Comunque, cioè, no, ne parliamo. Lunga tenuta, opaco, fantastico e ottimo. E l'ultimo prodotto invece è un prodotto sempre novità ed è il balsamo olio labbra. Sapete che adesso vanno tanto di moda, l'ha fatto Yves Saint Laurent, l'ho fatto altri. Ho scelto Papavero. Questo l'ho solo swatchato, non l'ho indossato sulle labbra. Questo è veramente estivo. Adoro questi colori. E guardate cosa non è. Mamma mia. Non vedo l'ora di indossarlo. Io spero che renda, spero si veda il colore. Vabbè, so che ho 3.400 di questi prodotti. Questo genere qui, questo rossetto oleoso, chiamiamo così, chiamiamolo così, è il primo che ho. Poi spostiamo. E poi vi lascio tutti i prezzi, eh? Sulle labbra indosso un altro rossetto, di ora vi parlerò anche di quello. Ho fatto un piccolo ordine su un sito, di cui vi lascio il nome, che si chiama Sanareva. Sana, come ti chiami? Pazzesco, non lo trovo. Sì, Sanareva. E perché ho ordinato su questo sito? Perché Sanareva, esatto. E tra l'altro è un sito francese, è stato spedito comunque abbastanza velocemente. Vi lascio comunque tutti i riferimenti qua sotto. Perché l'ho comprato? Perché volevo provare questo prodotto di Sunflor, che è l'acqua magnifica, ormai famosissima. Me l'ha regalata Antonio questa, ed è un'acqua, a me non ho sentito parlare molto bene, con oli essenziali bio. E rivelatore di luminosità, c'è scritto, è scritto in francese, ma cercando un po' di tradurre. È certificata Biocosmetic ed EcoCert. Pensavo costasse sui 15, vi lascio comunque scritto. E lo devo ancora utilizzare, 12 mesi di PAO dall'apertura. E il formato è da, boh, non lo trovo, ah sì, 200 ml. Sono veramente curiosa di provarlo. E poi mi hanno dato in omaggio due prodottini, che sono due creme contorno occhi di Bioniche, balsamo occhi labbra, interessanti, beh, sono stati molto carini, non li ho scelti io, quindi erano proprio dentro al pacchetto. E poi c'è una pubblicità per scoprire i prodotti Galénic, con delle offerte particolari. E quindi questo è stato il secondo piccolo ordine. Terzo piccolo ordine l'ho fatto da sempre farmacia, esatto, e su questo sito cosa ho comprato? Ho trovato un siero di Vichy a 14 euro, tipo anziché 42, una cosa del genere, più 5 euro di spedizione 19, e l'ho preso a Qualia Thermal, questo qui, ed è un siero intensivo, idratazione dinamica, 48 ore di idratazione e senza parabeni, vabbè, ovviamente non è lo stesso, insomma, comunque è un 30 ml e l'ho pagato 14 euro più le spese di spedizione, vi ripeto, di 5 euro ed è questo. Mi è sembrata un'ottima offerta perché io bazzico ogni tanto sui siti e-commerce e dentro mi hanno inserito un campioncino di questa ID Sole 50 più, un campioncino da provare. Al rossetto che ho sulle labbra, ho fatto un ordine Avon dalla mia amica Deborah,
gli sproloqui di Deb, vi lascio il link qui sotto del suo canale, lei è di Genova fortunatamente, e ho fatto appunto un ordine da lei e mi ha consegnato appunto i prodotti che ho acquistato. Ovviamente il rossetto è già sparito, benissimo. Gli faccio sparire le cose, no, devo averle inserite in qualche... Scusate. Chissà cosa ho combinato. No, no, mi è caduto forse. Oh, Madonna santa. Come faccio a essere così distratta, così disattenta? No, vabbè, dai, non può essere che è scomparso. Qua, ok. L'avevo solo semplicemente spostato, nel frattempo si sta sempre più rannuvolando e il buio si intensifica. Facciamo la pila qua delle scatole, tra un po' crolla tutto. Allora, il rossetto in questione è un rossetto, mi piace da pazzi, è un rossetto prettamente estivo. Stiamo parlando di Vibrant Melon, la linea è quella opaca e anche dalla confezione si deduce perché proprio si percepisce che proprio è opaca. Qui sopra la parte in alto appunto fa intravedere il colore che è qualcosa di spettacolare. Ovviamente va a gusti. A me piace davvero tanto. Ve lo swatcho qui sopra. Secondo me è il dupe di qualche rossetto MAC, ma per me quasi ogni rossetto è dupe. Ma mi sembra, non vorrei dire una scemenza, ma qualche dupe potrebbe essere tranquillamente. L'ho applicato senza matita, non guardate come l'ho applicato perché aiuto. Mi piace tanto. L'ho appena applicato e non è che, però le prime impressioni sono molto molto positive. Colore bellissimo, non secca per ora le labbra, bisogna vedere poi quanto dura, eccetera eccetera. E questo è stato il primo acquisto che ho fatto da lei. Poi cosa ho preso? Ho preso un nuovo mascara, questo, il Big and Multiplicated, no, Multiplied, non lo so come si pronuncia. Ho scelto il mascara nero. Scelto il mascara nero e questo è il pack grigio chiaro, grigio sì, chiaro. Questo è lo scovolino e vedremo come si comporterà. Uno scovolino abbastanza classico. Come pack assomiglia leggermente a quello di Max Factor. Me lo ricorda, eh? E vi lascio tutti i prezzi qua sotto. E poi cosa ho scelto? Ho scelto un fondotinta, il Bright Star Fresh Look Foundation con SPF 15. Io ho scelto la tonalità nude, ero indecisa sinceramente, non so se si vede comunque c'è scritto nude, e questo è il prodotto. Ero indecisa se scegliere la nude o quella più chiara, poi alla fine mi sono orientata, molto, molto carino il packaging, fatto così trasparente, poi con tutto il resto in rosato, insomma. E il colore secondo me va bene. Eccolo qua, è molto leggero e sembra appunto molto luminoso. L'ho steso appunto, sembra carino e quindi insomma vi farò sapere come mi troverò. Vediamo se mi piace oppure no. Poi lei mi ha omaggiato, proprio dammi il catalogo, mi ha dato un omaggio. Ora andiamo ad aprire perché non l'ho ancora aperto. Ce la farò ad aprirlo? Ci penso a pulirlo. Aiuto! Ok, abbiamo fatto prima. Devono essere delle pinzette, vediamo. Ah, sì. Che belle! Grazie, Deb! Belle! Wow, very professional, così belle non le ho. Grazie, bellissimo omaggio e anche molto utile. E poi il catalogo. Aspetta che fa rumore. E poi se ci sono i prezzi, e poi vi farò sapere tutto, vi scrivo tutto. E questo è il catalogo nuovo che andrò a sfogliare.
ordinare. Ha anche scritto che carina, grazie. Ultimi prodotti che vi mostro, li ho comprati giusto oggi da Kiko. Ho preso due rossetti nuovi e due matite. Le matite è un caos sceglierle perché non sono accoppiate. Sto parlando dei Velvet Passion Matte Lipstick. Io ho scelto il 304 e il 310. Sono veramente tutti bellissimi. Allora, il 300, il pack, vabbè, stupendo. Questo è il 304. Ve lo swatcho qui. Ah, mi fa impazzire questo colore per questa stagione, la primavera. Questo rosa corallo quasi, però non è propriamente corallo, è leggermente più delicato. Vi faccio vedere la matita che dovrebbe essere a intuito, ma non è stato facile a sceglierla. La 406 almeno. Fatemi sapere se voi ci avete capito qualcosa. E molto belle anche le matite. Sono automatiche e questa è la matita, stupenda, 6,90 la matita e 8,90 il rossetto. L'altro che ho scelto è il 310, che eccolo qui, è questo color fragola, stupendo. Ma neanche fragola, è. Mamma, questo è veramente ancora più bello, forse. È un fucsia con una punta di fragola. Come non so descrivere i colori e si vede. La matita è la 410, quindi rossetto 310, matita 410. Invece l'altra no, l'altra era 304, 406. Vabbè, la matita è questa. Ed è wow, che bella! Piace un sacco. Diciamo che gli abbinamenti sono giusti. Mi ha aiutato appunto Deborah a scegliere le matite perché non è che ci capivo tanto, non erano ben, secondo me, accoppiate. Non lo so. Fatemi sapere voi se avete preso questi rossetti, se avete fatto qualche ordine di questo tipo che ho fatto. Insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Al prossimo video. Ciao!